amici, oh che bello, si torna a provare Cinesoni. Questo è il Nubia Red Magic 5S con il LED là sotto rosso. Ve lo sblocco per farvelo vedere, è vero, non visibilissimo quando c'è tanta luce, ma ero partito prevenuto nel provare questo prodotto che è destinato a un pubblico anche di giocatori, perché ha tutte delle particolarità atte a proprio giocare meglio. Prima fra tutte la ventilazione attiva con una ventola integrata, e quindi ero partito un po' così, Cinesoni, tanto che non li provavo, Nubia, e invece mi è piaciuto. Adesso vi spiego perché nella recensione completa. Non so se ha senso, ma i ragionamenti li facciamo alla fine. Ed ecco la confezione, devo dire molto fumettosa, mi piace particolarmente. Vediamo cosa c'è in dotazione. Vi faccio dire una cosa che non mi è piaciuta: il caricabatterie, non tanto perché ha la spina così, ma poco male, serve un adattatore, ma lui è solo da 18 watt, mentre lui può ciucciare fino a 55 watt, quindi potrebbe caricare il 50% di energia in 15 minuti, in realtà lo fa in 40, si carica in un'ora e mezza la batteria da 22,5 watt ora, quindi se volete la ricarica massima dovete comprarvi un alimentatore a parte. Poi qua il cavo, che è tranquillissimo, USB tipo C, e c'è anche in dotazione una custodietta, bene, perché è in silicone abbastanza morbida, quindi mi è piaciuta. Ma mi è piaciuto anche il design, guardate che bella la parte posteriore in vetro con questi effetti alluminio cangiante con Red Magic, con qua il leddino rosso che è anche abbastanza discreto, non è super tamarro. La parte laterale, il frame in alluminio, c'è il jack per le cuffie, c'è il secondo microfono, da questa parte ci sono i due trigger per giocare con una frequenza altissima, quindi prendono molto bene il dito. La ventilazione passante entra di qua e esce di là all'aria, forzata come dicevo prima. Accensione e spegnimento, volume l'altro trigger, tipo C esce anche il video, e poi l'altoparlante stereo perché una cassa è qua, l'altra è la capsula che funge anche da cassa, e poi qua si possono mettere le due sim. Qua il pulsante importantissimo per entrare nel game mode, poi ve lo faccio vedere. Qua la contattiera per collegare gli accessori, ce ne sono parecchi, li potete vedere proprio sul sito di Red Magic. Dietro tre le fotocamere, devo dire belle perché sono praticamente a filo e sono ben integrate nel design. Che bello tornare ai telefoni con un design piacevole, che non danno spazio solamente a quei mattonozzi delle fotocamere. Ovvio che poi per la qualità bisogna fare un po' di compromesso, ma poi l'andremo a vedere. Principale 64 megapixel, 8 la grandangolare, 2 l'inutilissima macro. C'è l'always on display, ma attenzione, guardatelo là in alto a sinistra che lampeggia, c'è anche il LED di notifica. Doppio tap per accenderlo, oppure semplicemente si mette qua il dito. Il sensore sotto display è abbastanza veloce, non è fulmineo, non è lentissimo, insomma una buona via di mezzo. NFC, ok GPS, ok Android Auto, Wi-Fi 6, Type-C, dicevo prima proprio con l'uscita video, e Bluetooth 5.1. Queste sono le impostazioni, altro un attimino la luminosità, poi vi racconto proprio della luminosità. Informazioni sul software Android 10, patch di giugno, 8 di RAM, 128 di memoria integrata, UFS 3.1, c'è anche versione 12256. Ma adesso vi parlo del display, e per farlo vi faccio prima vedere il menu dedicato, perché ha la possibilità, guardate, di settare l'aggiornamento fino a 144 Hz, così come l'ho settato io adesso, e è veramente un piacere girare nei menu con questa velocità, perché c'è una fluidità veramente notevolissima. Ma mi stavo dimenticando una cosa: prima del display solitamente vi parlo di batteria. 4500 mAh, in linea con altri prodotti con l'865, fine giornata stress con il 20%, non scalda mai se non quando andiamo a giocare pesantemente. Vi faccio vedere qualche screenshot che ho fatto, guardate qua, discesa abbastanza lineare della batteria, 4 ore 16 di display con tanto maps, perché ho fatto 40 minuti di maps e ero arrivato a sera con un buon 13%. Questa è stata una giornata particolarmente stress, tendenzialmente col 20% ci si arriva tranquillamente. Torno indietro perché vi devo parlare del display. Allora vi faccio vedere una cosa bene, poi c'era anche una cosa male, ma partiamo con il bene. Il video su YouTube, aspettate che lo metto in full HD, lo metto in orizzontale e lo metto a tutto schermo. Belli sia i colori, molto vividi, poi si possono tarare, sia l'angolo di visuale perfetto, ma soprattutto quello che mi è piaciuto è
Perché storia di luminosità? Sì, perché a volte su questi telefoni non è proprio precisissimo, invece qua l'ho trovato preciso e soprattutto avete visto le misurazioni iniziali che faccio, quando lo mettete in modalità alta luminosità sotto al sole si accende ancora di più e si vede veramente molto bene sotto la luce del sole. Qua non vi faccio vedere il solito demo, invece vi faccio vedere un'altra cosa, l'impostazione dell'applicazione. Purtroppo le specifiche di riproduzione prevedono il Widevin L3 e quindi vedete risoluzione massima solo in SD, purtroppo niente permessi per vedere l'HD e nemmeno l'HDR che il pannello supporterebbe. Comunque 388 ppi luminoso, a me piace molto. Non vi ho detto di come sta in mano, è una discreta padella perché comunque sono 9,8 mm lo spessore, quindi non è sottile, però vedete che è più spesso al centro e più rastremato ai lati, quindi è uno di quei telefoni comunque comodi ed ergonomici da tenere in mano. E sì, è grande il display, 6,65 pollici, non è piccolo, vedete, non si usa facilmente con una mano, ma non è neanche esageratamente grosso, ma soprattutto non scivola di mano. Risblocco e vi parlo di parte telefonica. Chiamo subito il 190, non mi piace il dialer, non vi avverte dello spam, è abbastanza minimal se vogliamo. L'audio in viva voce è solamente mono, lo sentite? Se faccio qua non si sente più niente, però due cose che mi sono piaciute tanto. La prima è la ricezione, adesso mi è arrivato un messaggio dell'assistente di Vodafone perché ha preso veramente dappertutto, anche nel mio punto buio di Montevecchio. Voglio vedere, ero sicuro che mi avrebbe preso il 5G e quasi con il massimo delle tacche, perché la ricezione di questo telefono veramente mi ha convinto un sacco. Anche il wifi prende molto bene, si vede che le antenne sono ben posizionate e ha anche un buon audio qua in capsula auricolare. Vi faccio il trittico per far vedere la velocità. Prima vi dicevo Snapdragon 865, molto molto veloce. Vi faccio la storia giusto così per, non ho idea di che filtro sia questo, mamma che brutto, ma che pasta mi dà, tipo cartonata, ma in realtà non è proprio così brutta, però nessun problema, non vi siete lamentati delle storie che ho fatto in questi giorni con questo telefono. Ma a parte questo, trittico che prevede poi offerte.club, stiamo pensando a un ridisegno dell'applicazione per venire incontro alle vostre esigenze, perché a volte mi dite ma le vecchie offerte non sono più valide, è ovvio, sono scadute, quindi stiamo pensando. Se avete dei feedback dateceli. E poi Twitter, guardate com'è veloce, poi apro anche il gestore delle pagine che storicamente è un chiodo, eppure guardate qua come gira bene. Sì, lo so, voi volete vedere i giochi come girano e adesso ve li faccio vedere. Non mi piace il feedback della vibrazione quando si utilizza per scrivere oppure quando arriva una chiamata, un po' zanzaroso, però è strano perché nei giochi ha un senso, è molto veloce, quasi tridimensionale, non lo so, particolare. Se spostiamo, anzi facciamo una cosa, prima vi faccio vedere come ha il blocco, molto comodo, doppio tap per lo sblocco, ovviamente anche con il pollice. Ma allora vado qua a far vedere come la ventilazione può essere settata per partire quando lo si mette in carica, o io l'ho messo con diciamo l'intelligenza che va a partire quando serve, in realtà non si sente assolutamente. Qua ci sono delle funzioni di gioco e di, diciamo, auto setting che fa grazie alla sua intelligenza artificiale. Poi in più caratteristiche, possibilità di personalizzarsi un po' gli screenshot, anche video della schermata, la divisione dello schermo, in realtà il picture in picture e la modalità a una mano che si possono attivare anche da qua sopra, Windows in Windows, e bisogna ovviamente avere aperta un'applicazione, e sinceramente sono poche le applicazioni che vengono supportate. Per esempio guardate Instagram, se faccio così non viene supportata, insomma l'interfaccia è un po' così cos'ha, mentre viene supportato bene la modalità di split screen. Ovviamente Instagram non va in split screen, vediamo se ci va YouTube. Intanto faccio così un po' dei giri compulsivi per far vedere proprio la velocità dell'interfaccia e sì, ci è andato tranquillamente. Avete visto YouTube. Ma torniamo alla home page, chiudiamo il doppio schermo, parliamo di gioco, tiro su questa levetta e il telefono si trasforma. Audio stereo molto molto buono, interfaccia per scegliere il gioco da far partire, e adesso ci metterà un po' magari a caricarsi Call of Duty, ma vi faccio vedere subito come si può mettere il settaggio dalla modalità automatica in super
performance per farlo andare ancora più velocemente. Adesso ci metterà un secolo a farmi entrare nel gioco, ma nel frattempo faccio vedere altre cose. Possibilità di andare a bloccare lo schermo, a settare i trigger. Vedete questi diciamo tastini qua simulano il tocco su una parte dello schermo, che qua può essere settato anche la sensibilità del touch, ma sono veramente molto molto sensibili. E poi anche la possibilità di avere una sorta di assistente visuale sul centro. Non so questo cosa serva, a me sinceramente nei giochi non mi sembra servi tantissimo, ma comunque c'è. E poi la possibilità di fare delle macro, quindi si possono aggiungere macro, si schiacciano cose, lui inizierà poi quando si inizia a schiacciare cose a registrare la macro, e poi si può stoppare e con un pulsante richiamare velocemente la macro selezionata, quindi molto molto comodo. Adesso gioco un secondo giusto per fare vedere quanto è veloce. Guardate schermo, tra l'altro, che si può settare, l'ho messo a 144 Hz, vedete? Sì, ok, consumerà più potenza, ma è bellissimo da vedere. Poi qua WhatsApp sì, no, vibrazione 4D Shock, che è supportata solamente da pochi giochi, e lo vedete qua. Possibilità di attaccare ovviamente il controller, bloccare le notifiche, le chiamate, eccetera eccetera eccetera, e ci sono anche delle cose diciamo personalizzabili. Ma quello che voglio far vedere non è quanto io sia pippa in questo gioco, ma quanto sia veloce. 144 Hz, muoversi, zero lag, veramente super super performante, sia la memoria sia insomma tutta l'ottimizzazione generale, è veramente tanta roba. Il problema è che non funzionano le gesture, vedete? Facendo così esce questa interfaccia, facendo così vedo le notifiche, ma non posso fare praticamente altro. Per tornare indietro o utilizzo il tasto back qua e allora posso uscire, o semplicemente posso tirare giù il trigger qua sotto e allora continua a funzionare tranquillamente normalmente il telefono. Ma con questo pulsantino veramente si trasforma, da tutta la potenza, tant'è che qua dietro inizia leggermente a riscaldare, ma non è una cosa esagerata, è veramente tiepido grazie proprio anche alla ventola. E per sentire se funziona la ventola, quello fatto, ho messo la bocca qua perché la bocca è più sensibile rispetto al dito al vento, e ho sentito proprio che usciva l'aria. Quindi promosso per quanto riguarda i giochi, tra l'altro Real Racing tra i 6 e 7 secondi per avviarsi. Ma dopo tutto questo ambaradan di complimenti che gli ho fatto sui giochi, come si comporterà sulle foto? Prima cosa, che non so, sarò io che ormai sto diventando vecchio, un po' rimbambito, ma io non ho trovato nell'interfaccia da nessuna parte la possibilità di scattare semplicemente con la camera grandangolare, né facendo uno swipe così. Si possono fare 1x, 3x, 5x, 10x, tutto interpolato, perché ovviamente non c'è una camera zoomante, ma devo dire che la messa a fuoco è molto veloce. Come ho fatto allora a fare le foto grandangolari? Sono andato in modalità pro, qua viene fuori il pulsante, allora sono riuscito a fare le fotografie con anche la seconda camera. Tanti settaggi, come vedete qua, con la velocità di scatto che... no, questa è la messa a fuoco, può andare da automatica un 5 millesimo fino a 60 secondi. Per quanto riguarda i video, stessa problematica, cioè guardate, non c'è nessuna possibilità di cambiare cam, c'è la possibilità di attivare o disattivare la stabilizzazione. Qua ci sono i settaggi, massimo 4K 60 frame per secondo, in realtà c'è anche l'8K, ma inutile, ve lo sconsiglio assolutamente. Però, a parte tutto questo, ci sono anche un po' di fotocamere strane, possibilità di giochini vari, a parte il discorso della grandangolare. Oh, ragazzi, le foto vengono sostanzialmente bene. Non è un top camera phone, ma sicuramente per i social vanno benissimo. Evento Samsung, quindi pochissima luce con televisori accesi e foto venuta bene. Medie luci abbastanza bene. Giornata bruttissima, zoom 5x bene. Oh, che bello questa televisione, il Siro che hanno presentato in Samsung, con la possibilità di mettersi in verticale. In realtà l'avevo già visto a CS dell'anno scorso. E poi un grande pranzo da Oldani, in realtà Samsung, visto che Oldani utilizza prodotti Samsung per cucinare, ci ha fatto una cucinatina proprio
lì in Samsung e abbiamo mangiato benissimo, benissimo. E queste sono le fotografie che sono venute anche qua. Oh, secondo me bene. Dopo l'acquolina, foto con più luce, un cielo fantastico che secondo me è venuta bene con la grandangolare, è venuta bene anche con la camera normale. Lo zoom, ripeto, soffre un po', però interpola fino al 5x abbastanza bene. Grandangolare con poca luce invece un po' così così. Camera anteriore bene e con poca luce Tenet. Mamma che film, andate a vederlo due volte, se no non capirete proprio tutto, ma mi è piaciuto un casino. E foto con il buio, oh, anche qua, secondo me è venuta bene. Neri, assolutamente neri, e buoni i contrasti tra luci che non sono sparate e neri che sono comunque assoluti. Per quanto riguarda i video, qua due brevi clip e anche lì devo dire che non si è assolutamente comportato male. Ripeto, interfaccia un po' così, però i risultati sono ok. La cosa che non mi è piaciuta, un po' il software in generale nelle opzioni, non ce ne sono tantissime, anche quando andiamo qua nel menu delle impostazioni, graficamente magari un po' così, però ripeto, pelo nell'uovo. Invece quello che proprio non mi è piaciuto sono è la gestione delle notifiche, perché adesso guardate, vi apro le notifiche, c'è lo swipe in basso, ma non vengono raggruppate per diciamo applicazione, ma soprattutto una volta che arrivo a un certo punto le notifiche, guardate, mi si chiude da sola la tendina delle notifiche. Questo è uno scherzo che non mi piace assolutamente, dovete cancellarli e poi dopo, ovviamente quando ne avete poche, non dovete scrollare, questo bug non si presenta. Però tendenzialmente un telefono affidabile, non ho trovato grossi bug, non ho avuto grossi problemi. Si trova sul sito Red Magic a 579 euro, la versione 828, il 649 euro, il 12256. Mi hanno citofonato, sarà un pacco e vabbè, me lo perderò, pazienza, finisco la recensione. Al netto delle considerazioni sull'assistenza, perché comprato un prodotto sul sito Red Magic, la garanzia, punto di domanda, supporto software, aggiornamenti, punto di domanda, non sono sicuramente all'altezza, soprattutto l'assistenza di brand più noti, ma oggettivamente è un bel telefono per giocare, validissimo, ma a parte alcuni dettagli, traduzione, interfaccia che non mi sono piaciuti, valido anche per un uso quotidiano. E poi non è troppo tamarro, come vedete, anzi a me piace. Ovvio che Poco F2 a 390 euro, Realme X 50 Pro 5G a 500 euro, sempre con l'865, sempre 5G e con garanzia Amazon. Comprare questo Nubia non ha tantissimo senso, o forse se vi piace sì, perché a me è piaciuto. Un saluto da andreagaleazzi.com. Vado a prendere il pacco. E no, fermi tutti! Il pacco era interessantissimo, arriverà un unboxing, ma mi ha distratto, mi sono dimenticato di farvi sentire l'audio, che è una delle altre cose che mi era piaciuto di questo Red Magic 5S. Sentite, è buono, potente, cristallino, i bassi forse si perdono un po', ma vabbè. E sempre per rimanere in tema audio, ragazzi, mi spiace per l'audio di questa prova, ma mi si è fritto il microfono e ho usato il backup. Ciao.